Non ho nulla da dichiarare, nel senso che proprio non mi interessano queste cose. Non ritengo che... Non ho nessuna dichiarazione da fare, ecco. Non ho avuto davvero il tempo di seguire nulla, nulla. E quindi è normalissimo. Non mi sarei aspettato niente di più e niente di meno. Addirittura... Beh, certo. Sono 20 anni che così è, quindi non è affatto una novità. Mi coglie di sorpresa perché non... Sono praticamente a digiuno di politica. Le belle trovate da parte della minoranza per continuare, non lo so, a torturare questo povero uomo. Non voglio sapere Berlusconi, discuto già tutte le mattine, basta Berlusconi. Vabbè, ma lui la novità... No, niente. Reputa questa notizia. Brutta. È vero secondo me? Io penso di sì, lui anche pensa di sì. Davvero, davvero. Probabilmente di sì, perché gli piacciono minorenni, è vero o no? Ma se lei ha detto la signora, un maiale. Lei condivide? Io condivido. Lasciamo stare. Tutte chiacchiere giornalistiche. Non ci crede quindi? No, e poi se la fate fa bene, roba fresca, la carne fresca fa piacere a tutti. Se l'ha fatta ha fatto bene, tanto se non lo faceva lui lo faceva un altro. Per me ha fatto benissimo, anche se è una balla. In Europa, noi viviamo a Bruxelles e non sono proprio edificanti e positive, però in effetti non ho seguito la situazione, no, quindi dare un giudizio è difficile. Se è vero quello che dicono le notizie che arrivano, insomma, la situazione non è propriamente bella, insomma. In Europa cosa, la figura di Berlusconi qual è? Nel senso, da quello che potete... Non, la reputazione non è molto buona, bisogna dire che non è propriamente amato. Se è molto bravo nella politica interna, nella politica estera è meno efficace. Anche perché anche quella secondo noi si basa su rapporti personali che ha con qualche leader e non su politiche europee che lui porta avanti come governo. Quindi anche in quel caso non è molto seguito.